No, io credo che il Cagliari debba puntare tutte le partite e poi che adesso la più importante diventi quella di domenica, questo sicuramente, però avevamo la ferma convinzione di voler far bene anche stasera. Ci siamo riusciti in parte, vi spiego perché, perché credo che oggi abbiamo trovato una Juve, forse proprio per il momento che stava vivendo, forse perché l'ultima trasferta l'aveva affrontata in maniera un po' leggera, sentendo i loro commenti, l'abbiamo trovata molto, molto attenta. E questo ha fatto sì che noi incontrassimo delle difficoltà. Difficoltà che quando trovi il Cagliari deve sperare di trovare una Juve magari un po' meno attenta e che riesca a fare la massima prestazione. Forse c'è un po' di l'uno o un po' dell'altro, nel senso che loro sono stati veramente, hanno concesso poco, sono stati determinatissimi. Infatti nella prima parte, al di là del calcio piazzato dove andiamo sotto, c'è un'occasione per parte, per cui siamo anche in partita. Noi probabilmente per correre presso loro, per cercare di fare quelle partite rimbanti che siamo soliti fare in casa, abbiamo sprecato molto e questo ha fatto sì che poi non fossimo così rimbanti nel momento in cui conquistavamo palla, perché abbiamo sbagliato molte volte in uscita e non siamo riusciti a dare quel ritmo che volevamo alla gara. Per cui c'è un po' dell'uno, un po' dell'altro, nel senso che sicuramente c'è grande merito della Juve, proprio per l'atteggiamento che ha avuto oggi a Cagliari, ha avuto un atteggiamento da squadra battagliera e un po' del nostro che non siamo riusciti a cambiare questo modo di volevamo fare in maniera diversa e non ci siamo riusciti. E allora la mia impressione è che fino a quel momento non ci fosse veramente nulla era una partita combattuta con un grandissimo spettacolo da parte dei nostri tifosi che cercavano di incitare la squadra. Probabilmente quell'esultanza ha innescato un po' di rabbia perché era il 2-0, l'esultanza sotto la nostra curva e lì onestamente io ho sentito tanti fischi da dove ero io. Poi cosa hanno sentito gli altri faccio fatica. Sicuramente. E che ha innescato un po' la cosa, è stata quasi una esultanza un po', cioè sotto la curva nostra, ha scatenato ha alzato un po' la tensione, ecco, ma solo questo. E poi se si doveva aspettare per forza che ci fosse questo comunicato, quando insomma, onestamente, secondo me non ce n'era bisogno, ecco. La squadra ha fatto una bella partita, tosta, non abbiamo concesso neanche un tiro in porta al Cagliari e qui non era semplice. Sono 3 punti importanti che ci portano a meno 9 dallo scudetto e i ragazzi sono ben comportati. Ero un po' obbligato, davanti avevo solo Kane come punta e Bernardeschi poteva agirli dietro. E poi a metà campo, l'unico a metà campo, potevo mettere Betancourt e togliere uno, invece ho preferito così. Betancourt è stato anche un buon cambio, è stato bravo anche nell'assist del gol. Ma del parapiglia finale niente, perché sembra che nell'esultanza che ha fatto ci sia stato qualche insulto e quindi l'arbitro ha fermato il gioco. Per quanto riguarda la prestazione buona al secondo tempo, il primo tempo tecnicamente ha sbagliato molto, il secondo tempo invece ha fatto una buona prestazione. Emerson è un giocatore, il centrocampo ha fatto una buona partita, così come tutta la squadra. Emerson ha fatto una grande partita, sia da centrocampista che da terzo centrale. È normale che in quella situazione lì lui ci dà una mano sia da terzo centrale che da centrocampista. Quindi è un giocatore importante, la prima parte della stagione l'abbiamo avuto meno e ora invece direi è un giocatore che determina molto. Allora, ho già detto che non ho parlato con il ragazzo perché è rientrato dopo. Poi comunque andare a enfatizzare questi gesti non servono a niente. Come ho detto e ridetto e dico anche stasera, la soluzione è una, che ci sono degli strumenti apposta, che sono le telecamere, e quando vengono presi, vanno presi, vanno tirati fuori dallo stadio, vanno fatti più entrare allo stadio. Non è che ci vuole tanto. Ci vuole delle regole ferree, e piano piano quelle regole ferree vengono rispettate. Punto.